Nell'Alghero TG Express di oggi, ogni santi, incremento nei voli sull'Alghero Linate. CT1, Careddu vola a Bruxelles. Città creative UNESCO, oggi le designazioni ufficiali. L'ex presidente catalano è in Belgio. Baseball, le Tigri Alghero vincono la Coppa Sardegna Under 12. A tra poco! Come te non c'è nessuno, è per questo che t'amo. La tua storia è unica, come te. Raccontala con i nuovi vasetti Nutella. Milioni di combinazioni diverse per parlare di te. Nutella, come te non c'è nessuno. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Da oggi una novità, il nostro TG è in diretta esclusiva sull'app Alghero Channel, scaricabile da Google Play o accessibile direttamente dal sito www.appalgherochannel.it. Mentre andremo in lieve differita, come sempre, sulla nostra pagina Facebook. Iniziamo con i trasporti. La rotta in continuità territoriale Alghero Linate, a partire dal ponte di Ognissanti, è stata potenziata con ulteriori upgrade, mentre sul collegamento con Roma sono operativi i tre voli delle 7, 12.45 e 19.20. Per i giorni caldi del fine settimana prossima abbiamo chiesto alle compagnie di incrementare le capienze con i nuovi voli e upgrade laddove fosse necessario per garantire il diritto alla mobilità per tutti i sardi, ha detto l'assessore regionale dei trasporti Carlo Careddu. Intanto procede con l'elaborazione dei nuovi bandi. Alla fine della settimana prossima è previsto un nuovo incontro a Bruxelles con la Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, ha sottolineato sempre il titolare dei trasporti, che ha spiegato come l'obiettivo sia quello di giungere alla condivisione di un percorso, pur senza rinunciare al necessario rafforzamento di un servizio per soddisfare le esigenze specifiche della Sardegna. E oggi il direttore generale dell'UNESCO, Irina Bokova, annuncerà la designazione ufficiale delle città creative UNESCO, al termine di un processo di valutazione a cura di una commissione indipendente di esperti. Sono 6 le città italiane che ambiscono a far parte della rete delle città creative. Si tratta di Alghero e Carrara per l'artigianato e l'arte popolare, Alba per la gastronomia, Genova e Pesaro per la musica, Milano per la letteratura. E il procuratore generale spagnolo Juan Manuel Mazza ha chiesto l'incriminazione del presidente catalano Carles Puigdemont e dei suoi ministri per ribellione e sedizione. L'ex presidente catalano si trova ora a Bruxelles con 5 suoi consiglieri, assieme ai quali intende chiedere l'asilo politico in Belgio. Mazza ha annunciato la presentazione di una richiesta di incriminazione davanti al Tribunale Supremo per gli stessi reati anche della presidente del Parlamento catalano Carme Forcadell e dei membri dell'ufficio di presidenza. Almeno per ora comunque il procuratore non chiede arresti preventivi, ma attenderà che gli imputati siano sentiti dal giudice per pronunciarsi su possibili misure cautelari. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui in diretta da Piazza Civica. Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Vittoria dell'Under 12 delle Tigri Vital d'Entralghero, che in una partita al Cadio Palma ha battuto 7-6 nella finale della Coppa Sardegna di Baseball la formazione del Cuba Sarda, squadra composta da atleti prevalentemente di Cagliari e Quartu Sant'Elena. Il prestigioso torneo organizzato dal Comitato Regionale della Federazione ha visto prevalere i ragazzi del tecnico cubano Orlando Quirantes, che hanno battuto anche lo Yellow Team Sassari 13-0 e il Cagliari Baseball 12-2. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domande potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani! Alghero Channel presenta Prima Linea.
un programma che vede protagonisti uomini e donne impegnati tutti i giorni ad affrontare e risolvere i più svariati problemi, ma anche attenti a cogliere le opportunità, sfruttandole per il bene comune. Personaggi che ricoprono incarichi di responsabilità in ambito pubblico e privato. Uomini e donne in prima linea. Un format che prevede 10 puntate a stagione, con un fortissimo appeal verso i telespettatori. Trasmesso su Alghero Channel nel proprio sito, nell'app e su tutti i social media. Alghero Channel ha superato il 500.000 di visualizzazioni. L'investitore pubblicitario è garantito dal ritorno d'immagine e notorietà. Può contare su una pianificazione promozionale unica nel suo genere, sfruttando in pieno i social network. Gli investimenti pubblicitari nella rete sono oramai una realtà sempre in aumento. Chiamaci e insieme a te pianificheremo la tua presenza all'interno del nuovo format Prima Linea. Alghero Channel, Web Social TV.